Siamo all'interno della stazione di Napoli Centrale dove tutti si aspettavano la rissa. È stato creato un percorso controllato dalla polizia, dalla Guardia di Finanza e soprattutto anche c'è un cordone sanitario. Ci stanno medici della protezione civile, non c'è rissa come potete vedere. Questo è un dato importante che probabilmente se fosse stato organizzato lo scorso marzo avremmo avuto qualche contagiato in meno. Come potete vedere, cordone sanitario all'arrivo di ogni binario. Ci stanno mezzi della protezione civile. Dopo cercheremo di documentare meglio la cosa, per adesso non possiamo attraversare il cordone. Ci stanno i varchi controllati dalla polizia ferroviaria, quindi praticamente Napoli si dimostra, vedete, polizia ovunque, Napoli si dimostra ancora una volta una città educata, una città corretta, che rispetta le regole, ma soprattutto tante volte le scrive anche le regole, vedete? Quindi quello che ci dicono, ci raccontano i DG e la stampa del sistema, di sistema, metodicamente, sono, guardate quante forze dell'ordine stanno schierate per il controllo ai varchi. Salve. Proprio per dimostrare che effettivamente esiste un controllo generale. Vado via subito, sono un giornalista, quindi per dimostrare che effettivamente ci stanno dei controlli seri ai varchi. Giustamente stanno controllando anche me ed è giusto che sia così, loro fanno giustamente il loro lavoro ed è bene che lo stiano facendo qua. Che giornale siete? Napoli News e Il Popolo. Grazie. Quindi ero venuto con la telecamera, ma ho visto che non serve. Quindi salve. Uè, caro, come stai? Complimenti, vedo che sei. Mi fa piacere. Quindi niente, c'è un lavoro veramente efficientissimo delle forze dell'ordine. E noi raccontiamo le cose, salve, buon lavoro, raccontiamo le cose come stanno, immortaliamo quello che le TV di Stato, le TV di sistema non intendono raccontare, perché poi io ho letto degli articoli veramente scandalosi, con titoli fuorvianti, 14 su 60 contagiati e non è così, 14 su 60 erano dei portatori immuni. Quindi anzi, addirittura utili a immunizzare il sistema sociale, no? E invece loro lo fanno passare come un dato drammatico. Napoli colpita, chissà da quale, la stazione completamente vuota. E la ressa che ho letto su altre testate non c'è, non la si vede, non esiste. Quindi, questa è la stazione centrale di Napoli, ragazzi. Non siamo a Caianiello, con tutto il rispetto per Caianiello. Quindi un sistema di protezione, un cordone sanitario, un cordone di polizia efficientissimo ed efficacissimo. Io stesso sono stato fermato per essere controllato. Quindi la stampa di sistema, ancora una volta, sfera un attacco contro Napoli. Mo sta arrivando un treno, se ho capito bene, e verifichiamo effettivamente com'è il meccanismo. Noi cercheremo, nel limite del possibile, di immortalare qualcosa. Grazie per la collaborazione.
E in arrivo qualche treno da Roma per vedere un attimino il meccanismo che state applicando, che secondo me è efficientissimo, contrariamente senso, a quello sì, che dice la SAM. Da Torino. Da Torino. Quindi per verificare un attimino anche l'operazione che fanno la protezione. Però, tu vuoi mettere di là se devi prendere. Dimmi tu dove posso mettermi che non disturbo le operazioni. Allora, se tu vuoi mettere. Allora, questi guardano qua. Sì. Allora, se per te va, a me va bene qua per vedere. Allora qua no, non serve qua, niente. No. Qua arrivano, se tu vuoi mettere, qua arrivano e noi facciamo i controlli. Se tu vuoi mettere là dopo. Là puoi riprendere il treno quando arriva. Oppure puoi prendere là, ti puoi mettere là. Questi qua si mettono man mano. Tu metti là e devo fare i controlli sanitari. Sì, allora, no, dove mi interessa i controlli sanitari. Ero qui allora, accanto per dire quei controlli. Ma, allora, metto qua, prendo l'arrivo e poi mi sposto di là. No, però posso. Ah, non mi posso spostare perché più. Perché si fanno la fila qua. Ah, ho capito. Quando quindi mi conviene mettermi. Grazie. Là fanno i controlli sanitari, vedi? Questi ragazzi. Allora questi che hanno? Sono un medico con la protezione civile, fanno i controlli sanitari. Poi vengono qua, noi facciamo il controllo delle loro. Di polizia. Ah, è così il percorso. Ho capito adesso. Vedi dove ti vuoi mettere. Va benissimo, grazie. Va benissimo, grazie caro. Salve. E allora, come ci aveva spiegato l'ufficiale di polizia, l'ispettore, da qua possiamo filmare praticamente i controlli sanitari. Sono della stampa, ho parlato con l'ispettore e ho chiesto la cortesia di farmi verificare questa cosa. E quindi qua faranno i controlli sanitari in fondo, poi gireranno su questo percorso che vedete segnato a terra e poi arriveranno addirittura ai controlli di polizia. Per cui stiamo parlando di una doppia fase di verifica e di controllo. Il treno che sta arrivando è un treno che viene da Torino, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando praticamente di qualcosa che le televisioni, credetemi, quello che stiamo filmando noi in questo momento, le televisioni non ve lo faranno vedere. Tra l'altro non so se avete notato, sono stato io stesso, no? Benché no, sono della stampa, sono stato autorizzato dall'ispettore, può chiedere tranquillamente. Quindi vedete, è il terzo controllo che viene fatto a me, è la terza volta che sono costretto a dover spiegare che sono della stampa. Perché effettivamente non possono entrare estranei, quindi ragazzi, a parte la distanza sociale annunciata, a parte tutto il meccanismo, tutte le procedure di sicurezza applicate, sono dei controlli veramente capillari ai quali stiamo assistendo. Quindi i controlli sanitari di Regione Campania e Protezione Civile sono fatti qua, quindi avranno questi termometri a infrarossi che documenteranno lo stato di, verificheranno lo stato di salute di tutti i passeggeri, nel senso se hanno delle temperature che vanno oltre la media consentita o quelle là di pericolo, salve, di pericolo sociale. Per cui siamo. La cosa che vedo moltissimi ufficiali di polizia e anche della Guardia di Finanza stanno operando in questo settore. Stranamente sono impiegate moltissime forze, cioè, stranamente no, anzi fortunatamente sono impiegate tantissime forze dell'ordine, tantissime. Se vedete sono tutti ufficiali, tutti poliziotti, agenti di polizia, Guardia di Finanza che sono impiegati in questa importantissima operazione. Ripeto, a minuti dovrebbe arrivare il treno da Torino, sperando che non faccia molto tardi, è stato annunciato che è alle porte, quindi noi stiamo continuando a documentare tutto quello che sta accadendo in questa fase. Prima di entrare in treno, aggiungiamo l'uscita dei passeggeri rispettando il distanziamento sociale. Grazie per la collaborazione.
al momento non possiamo che ripetere tutto quello che ci siamo detti, quindi controlli di polizia, controlli sanitari, controlli della protezione civile, ci sono controlli capillari. Voglio dire, noi abbiamo documentato ieri anche agli sbocchi autostradali, guardate, anche agli sbocchi autostradali che portano a Napoli e nella immediata provincia di Napoli c'erano camper della protezione civile, c'erano camper della polizia schierati, polizia e carabinieri ad ogni varco autostradale per verificare chi entrava e chi usciva. Quindi ecco qua, sta arrivando il treno da Torino, finalmente si stanno preparando tutti gli operatori sanitari della protezione civile ad organizzare il cordone sanitario e quindi di controllo. Noi ci spostiamo per non intralciare il lavoro, chiaramente, che gentilmente ci hanno consentito di stare in questa, va bene che sono accreditato anche alla Folfer come testata giornalistica, per cui attenzione, rispettiamo il distanziamento sociale evitando assembramenti. Oggi faremo un bellissimo articolo anche per il giornale dove racconteremo la verità, perché guardate, a volte anche un titolo, una parola messa in un determinato modo destabilizza delle certezze, poi andando a leggere l'articolo dicono altre cose, ma i titolisti molto spesso sono pagati proprio per questo. Per cui qua va bene, qua va bene. Dimmi. Sei meglio me? Sì, ma tu l'hai avuto, ce l'hai chiesto l'autorizzazione? No, io sono accreditato con la Polfere, perché mi mandate tutti i vostri comunicati che io pubblico metodicamente, se poi te li faccio anche vedere. No. E siamo accreditati sia alla prefettura. No, siamo accreditati sia alla questura che alla prefettura come testata giornalistica. Non sarei venuto diversamente. Cosa? La testata è Napoli News Magazine. Napoli News. Noi con voi. Sì, lo so. No, ma guardi, solo perché. No, è la procedura. No, mi rendo conto. Ma non lo sa. Ci conosciamo da 30 anni. Non ho nulla. Ci conosciamo da 30 anni. Non ho la sua persona, neanche sotto la lavoro, lo so. Però, ma anche a Pietrarsa siamo accreditati, una delle pochissime testate. Proprio perché noi cerchiamo di raccontare quello. Scusa. Che si chiama Sergio Angrisano. Angrisano. No, non ti preoccupare. No, ti do un bigliettino. No, non mi schiaffiggi così. No, ma giusto per. No, il tesserino l'ho fatto. Lo prenda lei stesso, ho tutte e due le mani occupate. Ecco. Angrisano, ok. Sì. Cioè, io sto facendo un servizio che non sono venuto ieri, perché ieri c'erano tutti. A me è piaciuto venire dopo gli altri per lavorare con calma. La ressa non mi è mai piaciuta. Tranquillo, io riprendo i controlli, riprendo, mi fa piacere che fate un doppio controllo, che non sta avvenendo in altre stazioni. Sì, no, ma non inquadro le facce. Attenzione, questa è un'altra cosa importante. Non inquadro le facce. No, è il mio lavoro da. Sono 40 anni che faccio questo. Allora, Sergio Angrisano, la testa, ci sta indirizzo, numero di telefono, email, c'è tutto. Va bene. Grazie mille. Grazie. Quindi, non so se avete notato, addirittura un quarto controllo delle ferrovie dello Stato, quindi controllo di polizia, controllo della Guardia di Finanza, controllo della Protezione Civile e controllo delle ferrovie dello Stato. Io non credo di averlo visto in altre stazioni, perché perlomeno dai filmati televisivi non risulta. E ancora si parla di Napoli, eccolo qua, il treno è arrivato, il treno da Torino, e adesso vedremo Frecciarossa, vedremo tutti i passeggeri.
è un'operazione straordinaria, uno sforzo immane, quindi onore al merito alle forze dell'ordine, che è una cosa molto molto importante. Noi cercheremo di non disturbare la privacy di nessuno, quindi non inquadreremo i volti, abbasserò un poco il telefono in modo che non si vedranno le facce delle persone, che è giusto che sia così, e soprattutto cercherò di rubare qualche immagine dei controlli. Sta arrivando di nuovo il ferroviere, speriamo che la direzione non trovi obiezione a questo nostro servizio. Ti volevo dire, per la privacy io abbasserò il telefono, non inquadro i volti. Sì, ascolti, io ho parlato con il dirigente, il nostro responsabile ha detto stampa, e mi ha detto che lì non ha avuto nessuna dichiarazione, nessuna richiesta da parte sua o del suo giornale. No, dal giornale noi l'abbiamo mandata, questo glielo posso assicurare. No, però non è arrivato, allora probabilmente non sarà. È una mail che abbiamo mandato, chiaramente, se no non sarei venuto. Ascolti, no, però mi ha detto di dirle che lei faccia quello che deve fare, però una gentilezza. Sì. Appena finito di fare deve mettere a posto la documentazione. Assolutamente deve sì. Deve chiamare perché ne va per piacere. Se quella mail là è quella dove ho mandato, vuol dire che è una mail sbagliata. Se c'è una mail... Adesso le do il numero di telefono, così si mette d'accordo con lui. Perfetto. Pronto? Ecco, io abbasso il telefono per non inquadrare i volti, quindi noi inquadriamo soltanto le gambe dei viaggiatori, non inquadreremo i volti, come non li inquadreremo al controllo, per rispetto proprio della privacy, ma anche per non mettere in difficoltà voi. Grazie. Dopo passo, se mi dai il numero, io lo chiamo. Ecco qua, vedete? Stanno facendo controlli per quanto riguarda i passeggeri, usciranno due per volta, sono sottoposti a controllo sanitario. Noi abbiamo abbassato il telefono proprio per non disturbare la privacy di nessuno, inquadreremo i piedi sia degli operatori sanitari che della protezione civile. Qua ci stanno i moduli di dichiarazione che loro devono compilare. Ora ditemi quale televisione, quale testata giornalistica vi ha mostrato o vi mostra queste operazioni. Vedete, la distribuzione dei moduli. Sono dichiarazioni spontanee che i cittadini fanno per dimostrare di non avere alcuna patologia, di essere stati sottoposti in quarantena anche prima di partire. Qualcuno si dichiarerà e quindi grazie a tutti quanti, buon lavoro ragazzi, buon lavoro, grazie. Quindi ho finito, grazie. Salve, buon lavoro a tutti. Noi siamo riusciti, grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, a riprendere tutte le operazioni nel rispetto appunto delle regole. Abbiamo potuto filmare, abbiamo fatto credo un servizio interessante per tutti quanti voi ascoltatori, ma soprattutto per rassicurare e rasserenare un po' tutti quanti voi, perché se leggiamo i titoli del TG La 7 e alcune testate giornalistiche tipo Il Riformista, che dice su 60 passeggeri 14 positivi, è terrorismo mediatico. La verità è quella che avete visto, sono scesi circa 200 passeggeri regolarmente controllati tutti quanti con la certificazione, tutti quanti, e passano tre livelli di controllo: sanitario, protezione civile e polizia. Quindi non ci resta che... Io con questo non voglio dire che non c'è il virus, perché poi ci sta sempre il cretino, il fesso, che dice sì, però i morti... sappiamo tutto, non ci dovete dire queste scemenze. La verità è quella che stiamo vivendo. Poi ci sono stati morti e ci sono stati anche l'anno scorso e anche l'anno precedente. Quest'anno serve fare la botta dei morti perché c'è un'operazione
potentissima contro i popoli. È un'operazione potenziale. Praticamente si sono appropriati del sistema mediatico e stanno bombardando tutti gli italiani e terrorizzandoli con questa informazione farlocca. L'anno scorso, oggi, quest'anno rispetto allo scorso anno, c'è il 20% di decessi in meno, ma chi ve lo verrà a dire? Il vaccino è inutile, però grazie al signor Bill Gates saremo vaccinati tutti quanti, tranne io, saremo vaccinati tutti quanti a tappeto e pagheremo, e gli stati pagheranno. L'Italia già ha promesso 140 milioni che forse dati alle imprese che stanno rovinate economicamente, avrebbe fatto una cosa buona. Il plasma a costo zero, che in America stanno utilizzando il plasma e non il vaccino. Trump sarà quello che è, però poi alla fine ha detto no al sistema, per cui ci saranno sempre quelli che diranno viva Conte, e purtroppo questa è una piaga tutta italiana. In altri paesi un governo come il nostro sarebbe stato messo a rogo. Bravo, ti sei preso questa patata bollente. Gliel'abbiamo offerta noi la patata bollente, perché poi alla fine, io lo dico sempre, ma chi si offende non mi ma non importa proprio. Persone che si offendono quando io dico che siete un gregge di pecore, è un problema vostro. Io non mi sento pecora, reagisco, non mi vaccinerò, sono uscito, ho usato la mascherina soltanto per evitare delle sanzioni, ma altrimenti non avrei usato neanche la mascherina. Ma l'ho fatto per non ledere le mie economie, non per il rispetto di queste osservazioni e queste osservanze ridicole, perché l'anno scorso il Covid ha fatto il 20% di morti in più. In questo dato di quest'anno ci stanno i morti sparati, i morti per incidente d'auto, i morti per gastroenterite, i morti per tumore, i morti perché i morti di chi è morto del governo che hanno messo tutto assieme. Punto. Abbiamo meno morti dello scorso anno. Questa è l'unica verità. I dati, poi andate, non rompete i coglioni su questa cosa dei dati, andateli a verificare, non me chiedete a me. Andateveli a verificare, i morti dello scorso anno, del 2017, del 2018. Bravo, scendete fino al 2012. Ci sono gli stessi morti, svegliatevi. Svegliatevi. Oppure cominciate, invece di parlare, cominciate a belare, che almeno uno dice, beh, è inutile che io rompo le scatole a questo gregge, loro vogliono essere pecore e li lasciamo così. Ragazzi, è stato bello tenervi con me tutto questo tempo. Io adesso vi saluto, Nicola che sta sempre con me, che buongiorno, saluto anche lui. Arrivederci. Vi salutiamo, vi auguriamo buon pranzo. Io adesso provo a fare anche un po' di spesa, fra le altre cose. Buona giornata.